attenzione intanto a quell'occasione per Curcio che va in porta. Curcio, la palla è dentro dopo l'errore clamoroso di Francesco Pacini. Allora al nono minuto il Vicenza passa in vantaggio con il gol di Alessio Curcio. Il pareggio, siamo alla mezz'ora del primo tempo. Da solo Celli cerca il tiro in porta. Alessandro Celli è 1-1. Gran gol dalla distanza. Terzo gol in campionato per lui.